Ciao, dove sei? Sono a casa di Sam. Io sono preoccupato del materiale informatico, di tutta un'attività internazionale riservata, capito? Vabbè, Giuseppe. Questo crucco comunque ha da morire ammazzato, devono incularsi la costa, guarda. È un incubo per me perché è la peggior cosa che poteva succedere. Probabilmente qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, io però almeno di quello che è successo con questa prova, questa provetta, io darò il 100% per chiarire. Lui adesso ha l'idea di avere a che fare con delle entità forti, spietate. Lui si è reso conto che non lo vogliono, che dà fastidio. So benissimo che un atleta che è già stato trovato positivo per qualcuno ha poca credibilità. Hanno colpito senza pietà. Quello che è stato fatto a Svazzer è senza pietà. Primo gennaio 2016. Mancano 217 giorni alle Olimpiadi di Rio. Alle 7.25 del mattino, due uomini della Federazione Internazionale di Atletica bussano alla porta di una casa di Racines, un paesino fra le montagne dell'Alto Adige. Fanno un prelievo delle urine di Alex Svazzer. A un primo controllo in un laboratorio di Colonia, in Germania, il risultato è negativo. 90 giorni dopo, il test viene misteriosamente ripetuto e trovano lievi tracce di testosterone. Qualcuno è andato a colpo sicuro. Qualcuno che viene da lontano. L'intero trasporto dei campioni di urina da Racines fino al laboratorio è caratterizzato da una continua interruzione della documentazione della catena di custodia. Io devo sapere in teoria in ogni minuto, in ogni momento dove sono queste provette, come vengono conservate, dove al limite vengono parcheggiate. Ci manca assolutamente il percorso di queste provette. Poi ci sono state tutte una serie di irregolarità procedurali, per esempio la mancata autentica della firma di ricezione, la mancata identificazione chiara di chi ha consegnato e ricevuto. Dopodiché c'è la perla finale, fatta sempre dagli incaricati della Federazione Internazionale, perché il campione viene consegnato agli addetti al laboratorio, tra l'altro non viene consegnato agli addetti del laboratorio ma a un portiere del laboratorio, con l'indicazione provenienza Racines. È stato violato il principio dell'anonimato perché è indicata chiaramente Racines come provenienza. E Racines è un piccolo paese dell'Alto Adige con 4.000 abitanti, in cui c'è un solo atleta di alto livello, uno solo che fa l'atletica e che fa le specialità di fondo e si chiama Alex Svazzer. Per vincere le Olimpiadi non c'è bisogno di doping. Io non mi sono dopato, quindi questa sostanza o qualcuno me l'ha messa nei giorni prima oppure la provetta è stata manipolata. Una delle due ipotesi. Nei giorni proprio antecedenti Capodanno si allenava sul lungargine dell'Isarco, dove aveva già subito dei furti in macchina senza danni. È un parcheggio piuttosto, diciamo, deserto in pieno inverno e lui, quando svolge allenamenti lunghi, porta con sé, legata ad una cintura, una borraccia. Siccome non può portarsene più di una, l'altra piena insieme ad una bottiglia la lascia in macchina. E lui la macchina la abbandona quando fa tutto il percorso e quando torna è passata un'ora. A quel punto lui posa la borraccia vuota, rapidamente apre la macchina, si prende la borraccia piena e riprende il suo allenamento. La sostanza chimica che è stata trovata nelle urine di Svazzer è in quantità minime, irrisorie. Si può parlare solo di microdosi. I microdosi hanno un effetto nullo dal punto di vista dopante, possono servire tutt'al più a un atleta che ha proprio una vera e propria ossessione mentale, ma allora li usi sempre. Questo è smentito
dalla mancanza assoluta di qualsiasi traccia, di qualsiasi sostanza negli 8 mesi in cui è stato controllato sistematicamente e a sorpresa. Ha fatto una montagna di esami, una media di una settimana. Senti Eugenio, sono più di 30 anni che tu ti occupi di doping nello sport. Credo che tu sia il primo giornalista sportivo italiano che ti sei occupato di queste cose. Che pensi della vicenda di Alex Schwarzer? Penso che gli sia stato fatto quello che in gergo si chiama il pacco, l'imbroglio, il complotto. Il trappolone. Il trappolone. L'operazione Schwarzer dimostra il fallimento di un intero sistema. Innanzitutto perché si dimostra che con il talento e con l'allenamento si possono fare delle prestazioni di altissimo livello anche senza doping. Chi più di Schwarzer, che si è dopato e poi non si è più dopato, facendo poi dei tempi, dei risultati eccezionali, lo può dimostrare. Secondo me volevano semplicemente farlo fuori, e con lui far fuori Sandro Donati, soprattutto Sandro Donati. E non ci dimentichiamo che se Schwarzer con il suo modello rappresenta una rivoluzione, Sandro Donati rappresenta una spina del fianco del doping organizzato, quindi dello sport corrotto da 30 anni in qua. No? Cioè, secondo te il bersaglio grosso era il professore Donati? Sì, sì, non c'è un dubbio, io non ho un dubbio su questo. Sempre più solo e sempre più accerchiato, confessa Sandro Donati. Sì, ho paura che possa accadere qualcosa di molto brutto a me o alla mia famiglia. Paura di cosa, professore? Anche di perdere la vita. Palazzo San Macuto, via del Seminario, Commissione Parlamentare Antimafia. Mi sono reso conto che qui si sono coalizzate le forze, quelli che mi odiavano per le mie azioni passate, quelli che mi temevano perché, avendo portato Svizzera a questo livello, rompeva loro le uova nel paniere, e quelli che avevano necessità di, diciamo, incastrare Svizzera magari per salvarsi da altri propri problemi personali. Buongiorno, sono Maggio. Disturbo, immagino, quest'ora. Ieri sera c'eravamo qui alla cena con tutte le vecchie glorie. Allora, lei, per cortesia, stia calmo. L'unica cosa, la prego, glielo dica ancora una volta, fino a prima della gara, possibilmente lasci vincere Talent. Ma capisce? E poi dopo 20 giorni, prima della gara di La Corugna, mi è arrivata una telefonata sempre dallo stesso personaggio che in qualche modo mi ha detto: sai, i due cinesi allenati da Sandro, e quindi c'è solo un Sandro che allena i cinesi, è Sandro da Milano, che è l'allenatore della nazionale cinese e al tempo stesso è il fratello di Maurizio da Milano, che è il capo dei giudici a livello mondiale e che opera all'interno della IAF. Sai, i due cinesi di Sandro attaccheranno in maniera piuttosto forte, ma sarà bene che Alex non li segua. Le dica di fare una gara bella, tecnicamente, certo. Cioè, di non andare a cercare disgrazie con i due cinesi che sono da 1:17, perché non ha senso. Ciao. Ciao. Vediamo che tenda, tempo. Sì, sono una nuvola qua. Senti, il tasso di Losanna ha chiesto pure al CIO di partecipare, che potrebbe essere anche una sorta di supervisione. E questo giocherebbe a favore nostro, vuol dire che vedono punti oscuri nel comportamento della IAF. Beh, domani entro le 6? Eh sì, domani sera. Sapremo di più. Vai pure. Ultimi 100, Alex. 30 metri. 20. 10. Top.
niente 30 polvere. No, Alex. Penultimo allenamento che facciamo, domani ci segano forse. Alex, ma perché non dobbiamo lasciare accesa una speranza? Non sa se correrà mai la sua marcia olimpica. Alex Schwarzer deve pagare. Deve pagare perché ha parlato. E chi infrange il muro dell'omertà nei clan dello sport internazionale è considerato un infame, uno che non sta al gioco. Perché ci sono segreti che devono restare segreti. Qualcuno nella Federazione Internazionale di Atletica già sapeva 3 anni prima del doping di massa dei russi. Ma tutto doveva sprofondare nel buio. Sono Giuseppe Vischetto. Oh Giuseppe, ciao, come stai? Un po' incazzato con la giustizia, avrei sentito che sono venuti a sequestrarci i computer di tutto di più. Sono venuti da me, da Rita, prima a casa da Fiorella, sempre per la vicenda Schwarzer. E hanno fatto un sequestro di tutto il materiale informatico che avevamo a casa, che avevamo in fida, alla ricerca dell'idea che qualcuno possa aver sostenuto Schwarzer. Ma questo chi, l'iniziativa di chi, Giuseppe? Di un giudice di Bolzano. Vabbè, c'ho una rottura di palle perché mi hanno tolto tutti gli hard disk e tutte le cose. Ci sono anche tante cose confidenziali internazionali, che io spero che non ci siano fughe di notizie perché succede un casino internazionale. Sai, metti che vengono fuori dei dati dei russi più che non dei turchi, più che non degli altri. Perché io sono nella commissione mondiale, tu lo sai, della IAF. Descrivere in breve parole la IAF è molto facile per quanto mi riguarda. Io dovevo fare il controllo antidoping nella gara importante al mio rientro dal medico che tra le altre cose io ho accusato a Bolzano. Chiuso. Quindi non solo è stato non sospeso, è stato pure il responsabile della Coppa del Mondo, non della gara del paese, del controllo antidoping che dovevo fare io come vincitore. Amen. Alex, secondo me hai centrato l'idea. Poi è stato responsabile dei mondiali 2013 dell'antidoping a Mosca. Perché probabilmente già conosce bene la realtà lì, no? È una federazione compromessa con i russi. Chi era il responsabile antidoping ai campioni del mondo? Lui. Chi è che gestiva questo database gigantesco con tanti nomi dei russi? Lui. Chi è che lo aggiornava? Lui. Chi è che veniva mandato in Russia a svolgere un'infinità di missioni con i russi? Da Gabriel Dollé, cioè l'uomo che ha preso i soldi dai russi, lui, Giuseppe Fischetto. Ricordo, fu sequestrato un database a uno dei nostri indagati ora imputati e in questo database erano contenuti dati ematici sospetti nei confronti di numerosissimi atleti un po' di tutto il mondo, in particolare degli atleti russi. Questo database so che poi è stato sviluppato come materiale probatorio delle indagini che sono state condotte diciamo in quello che ho chiamato lo scandalo del doping russo e credo si abbia avuto un ruolo centrale per poi l'individuazione delle responsabilità che sono ancora oggi diciamo al centro dell'interesse internazionale. Ciao, dove sei? Sono a casa di Sano. Ora evidentemente la procura di Bolzano vuole cercare riscontri riguardo le ammissioni del marciatore. Io sono preoccupato del materiale informatico, di tutta un'attività internazionale riservata, capito? Vabbè, Giuseppe, questo crucco comunque a da morire ammazzato, devono incularsi la Costner, guarda. Pronto, dottor Fischetto? Guardi, non sono in grado di parlare che sono impegnato e sono all'estero. E mi sembrava doveroso chiamarla e avere dei chiarimenti su 2 o 3 punti, in particolare su una intercettazione telefonica. Guardi, non fa niente, va bene, mi ha avvertito, d'accordo, ma io sono all'estero. Ho saputo che lei è stato il giudice del doping nei campionati mondiali di marcia, dove appunto gareggiava Schwarzer, ma le sembra normale che lei faccia il giudice in una gara dove partecipa un atleta che l'aveva accusato alla procura di Bolzano? Sì, no, guardi, la saluto perché sono impegnato. Quando la posso richiamare? E vediamo, semmai la richiamerò io. La IAF, Federazione Internazionale di Atletica, ha sede a Monte Carlo e non gode di buona reputazione. Un anno fa il suo presidente Lamin Diak è stato arrestato per corruzione e per un riciclaggio di alcuni milioni di euro. Suo figlio Papa Massata è incriminato perché andava in giro a chiedere bustarelle per coprire gli atleti russi dopati. Al responsabile del settore antidoping, Dollè,
hanno trovato 45.000 euro nascosti in una lavatrice. Sì, tu non la sai l'ultima? Appena no. Che ho chiuso il telefono con te, chi mi ha chiamato? La Mindy H. Dandomi il massimo supporto e dicendomi qui, di andare avanti. Anche qui c'è la solidarietà di tutti, di chiunque. E questo è l'ambiente dal quale è stato diramato l'ordine di fare il controllo antidoping a Svazzer. Abbiamo raccolto delle informazioni, abbiamo anche girato in procura dei messaggi di gente che dice che sa esattamente quello che è successo, ma non può dirlo perché teme per la vita, per interessi, per il lavoro, per quant'altro. Io stesso sono stato avvisato che si stava seguendo con attenzione quello che facevo, quello che dicevo, che sarebbe stato seguito tutto molto attentamente e quindi di stare attenti. Peppe, tu conosci da 30 anni Sandro Donati. Ma io l'ho conosciuto 30 anni fa, ci aiutò a scoprire il doping scientifico gestito dalla Federazione di Atletica. Il doping di Stato in qualche modo, anche se non era lo Stato, non era la politica che lo gestiva, ma era una federazione. Comunque lo raccontammo e Donati ci aiutò in questo. Chi va controcorrente viene emarginato subito. Questo succede nel calcio e nel ciclismo come in altri sport. Perché è più forte la convenienza del sistema rispetto alla denuncia della singola persona. Le autorità sportive italiane si sono tenute alla larga dall'incredibile caso Svazzer. Hanno preferito voltarsi dall'altra parte. Chi poteva intervenire non l'ha fatto, cavillando su codici e regolamenti. Pieno di regole e senza regole, tenuto in vita da interessi e da conflitti di interessi, il mondo dello sport che ha fucilato alla schiena le Svazzer non vuole essere giudicato da nessuno. Si può discutere adesso di questa cosa. Noi siamo qua a Vipiteno, mio avvocato a Bolzano, la IAF non so dov'è, e il giudice vogliono. Sta a Losanna. Questi non vogliono discutere. Questi non vogliono. Vai a vedere la marcia negli ultimi 10 anni e dimmi una volta che hanno tolto un busso che sapevano tutti che era pieno. Manco una volta. Ci ho rimesso la mia carriera. Che dicono? Positivo? No? Gerard? Pronto? Sì, pronto, ti sento. Allora, dicono che sono a disposizione per un procedimento con un collegio e un hearing, ma che intanto il permesso d'urgenza non lo accolgono. E quindi decidere prima delle Olimpiadi, si capisce qui, no? Quindi se è così, ancora potrebbe essere recuperabile la partecipazione alle Olimpiadi? Non lo so, capiamolo bene perché Alex... Dov'è Alex? Alex sta qui, sta sentendo quello che tu dici. Sì. Qui dobbiamo andare avanti a allenarci perché c'è la possibilità al 50% di recuperarlo. Alex adesso ad allenarsi è dura, lui finora è stato fenomenale. Se va bene tutto, e alle Olimpiadi vado forte. Zitti tutti, un mese così, sono a sopravvivere. Detto che... Cioè, sembra che si vada verso un'udienza immediata, urgente, nella quale poter parlare in una maniera più approfondita, perché qui tutto si è svolto in modo sommario e rapidissimo, per la tempistica che ci ha spinto contro un muro. La tempistica di questa storia della positività di Alex Svazzer è la prova regina dell'agguato che qualcuno gli ha teso. Si può difendere solo Olimpiadi già iniziate, incastrato, intrappolato. Un'udienza rinviata di settimana in settimana, di tribunale in tribunale, da Losanna a Rio, processato senza processo. Svazzer è un grandissimo talento, attualmente imbattibile. E questo rompe equilibri, perché questo toglie possibilità di vittorie e medaglie ad altri. È un grande talento e spaventa per questo. Chissà cosa faranno i marciatori cinesi a Rio.
Chissà se qualche medaglia d'oro la vinceranno loro. E questo è quello che dipendeva da noi. Non possiamo rispondere per la delinquenza altrui. Dovesse arrivare l'ultima boiata del sistema sportivo. Questo adesso vale per tutta la tua vita, Alex. Di essere una persona che ha dato una svolta alla sua vita.